Eccomi qua ragazzi, siamo all'aeroporto di Bangkok, su Ranrabumi, oggi abbiamo anche il Nun Con, non andiamo a combattere, andiamo a fare un weekend di lavoro, partiamo oggi, giovedì, e niente, seguitemi per vedere dove andiamo. Ragazzi, siamo arrivati al gate, saremmo dovuti partire fra 10 minuti, ma l'aereo è ben arrivato, sta lasciando i passeggeri e quindi ci sarà un po' di attesa. Ma come avete visto, andiamo verso Phuket, faremo solo una notte questa volta e vedrete cosa andiamo a fare. Seguiteci domani mattina, sarà una giornata impegnativa. On special destination, ladies from ocean, booking and shipping tickets. Please visit our website at this hour. Eccoci qua, siamo arrivati a Phuket, un bel pulmino tamarrissimo, c'è pure il cartello col mio nome e adesso andiamo verso Patong. Facciamo il check-in in hotel e poi vi dico cosa siamo venuti a fare. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati a Patong, Phuket, e il momento che aspettavo da tempo è arrivato ragazzi. Abbiamo mollato le valigie in hotel proprio un secondo e siamo venuti da Moreno, la miglior pizzeria della zona e secondo me anche di tutta la Thailandia. Appena arrivata la pizza ragazzi è bollente, adesso la assaggiamo. Troppo caldo. Eccola qua, finalmente si è raffreddata. Questa è pizza napoletana con le acciughe e i capperi. Assaggiamo. Top. Cappero buonissimo, si sente molto molto forte. Acciuga anche. La mozzarella non è invadente, la salsa è buonissima e anche avventata. Moreno vince ancora. A few moments later. It's filming, yeah. Yeah, so I need to turn. Allora, eccoci qua. Siamo finalmente in stanza d'albergo qui a Patong. Scusate la maschera, ma niente, lasciamo perdere. No comment. Domani mattina, allora vi dico perché siamo qui a Patong. Abbiamo fatto il check-in, abbiamo mangiato la pizza e tutto come avete visto. Domani mattina abbiamo la sveglia alle 6, ok? E alle 7:10 ci passa a prendere il transfer e ci porta in spiaggia. E domani praticamente abbiamo un'intervista slash servizio slash non so neanche io per la redazione di Little Big Italy, che praticamente fanno un programma sulla piattaforma che si chiama Nove. Voi italiani dovete saperlo meglio di me che cos'è, non lo so veramente io. Dovrebbe essere una sorta di mini Netflix italiano, una cosa del genere. Fanno un servizio, fanno una serie dove portano praticamente, dove vanno a trovare dei ristoratori italiani in giro per il mondo che hanno fatto tra virgolette successo, gli fanno chiedere domande, cose così. Però fanno anche servizi su italiani all'estero che fanno, hanno successo in altri tipi di ambiti, non solo il cibo e non solo la ristorazione. Quindi mi hanno contattato all'inizio e pensavo mi volessero portare a mangiare. E quindi ho detto, minchia, è proprio per me sto programma, è perfetto. E invece lui fa, no, purtroppo devi fare la Muay Thai. Ho detto, vabbè, facciamo anche la Muay Thai. Quindi domani faremo un'intervista in spiaggia, poi andremo in palestra, andremo al Simpatong, che è la palestra del mio manager. E purtroppo non sono potuti venire al Seven Muay Thai perché avevano la tappa a Bangkok e a Phuket, quindi ci hanno offerto gentilmente un volo e una notte di albergo qui a Patong, qui a Phuket. E niente, siamo venuti e boh, domani vedremo insieme cosa succederà. Buongiorno ragazzi, sono le 7:10 di mattina. Stiamo scendendo le scale per andare a vedere di recuperare un caffettino. La colazione apre alle 7, ma vediamo se riesco a tirar fuori qualcosa 10 minuti in anticipo. E poi alle 7:10 abbiamo l'incontro con i ragazzi, il produttore, il regista, non lo so.
i ragazzi che, con cui passeremo oggi la giornata. Adesso andiamo a beccare sto caffè. Abbiamo recuperato il caffettino e abbiamo fatto anche, siamo riusciti a fare anche una mini colazione, devo dire buona, frutta, yogurt bianco, eccetera eccetera. Siamo qui, piscinetta, finiamo il caffettino con una bella vista, poi saliamo su in stanza, prendiamo la borsa e iniziamo. Il primo appuntamento sarà in spiaggia, intervista in spiaggia, non so bene cosa mi chiederanno, vedremo. Poi dopo andiamo diretti in palestra e faremo un po' di allenamento, credo. Non so bene neanche io, quindi venite con me e vediamo insieme come andrà questo servizio televisivo. Allora Mattias, iniziamo subito così, cioè la luce c'è lì. Finito anche questa giornata, abbiamo fatto intervista, abbiamo fatto girare shot al mare bellissimi, vuoto, white crew in spiaggia, poi forse li vedrete, non lo so. Adesso siamo sul pulmino, abbiamo appena lasciato la palestra, abbiamo fatto un po' di allenamento, abbiamo salutato i vecchi amici del Simpaton. Adesso torniamo in hotel, facciamo una bella doccia e andiamo a farci una colazione spettacolare. Adesso andiamo a affittare un motorino e andiamo ad andare a mangiare qualcosa. Abbiamo qualche ora di tempo prima del volo, quindi andiamo a fare più cose possibili. Alla fine, anziché fare colazione, abbiamo optato direttamente per fare pranzo. Stiamo morendo di fame, morendo di sete, stiamo reidratandoci un po' con frullato di watermelon e birretta. Poi abbiamo il pollo con la sbobba di limone. Abbiamo il pollo fritto, è arrivato adesso il curry di anatra, panang di anatra, e poi un pad thai un po' strano. How was the food? Not so good. Eccoci qua, siamo di nuovo in partenza, adesso siamo di nuovo all'aeroporto di Phuket e torniamo a Bangkok. Abbiamo fatto un viaggio davvero largo stavolta, ma il weekend non è finito qui ragazzi. Abbiamo ancora impegni importanti domani e credo che filmerò tutto, metterò tutto nello stesso vlog. Ricordatevi, se per seguirmi in tempo reale, di trovarmi su Instagram. Siamo finalmente arrivati qua di nuovo a Bangkok. E adesso bisogna tornare a dormire perché domani ci si sveglia di nuovo molto 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 presto. Abbiamo ordinato una cenetta take away, abbiamo fatto pranzo, cena anzi, qui in stanza, e adesso andiamo a dormire perché domani mattina ci aspetta di nuovo la sveglia prima dell'alba e andiamo in un posto speciale. Buonanotte.